Adesso è arrivato il momento di presentare un grande artista. Siamo veramente molto onorati noi qui a Domenica Indie di avere un grandissimo cantante, insomma, molto, molto popolare, insomma, veramente un grandissimo musicista. Ma io sono una poco tecnica, insomma, mi interessa molto poco la musica e stranamente, cioè stranamente, casualmente, anzi, abbiamo voluto con grande forza avere ospite qui a Domenica in Renzo Arbore, con lui abbiamo parlato prima, abbiamo festeggiato i 20 anni dell'altra domenica e sarà proprio, io chiedo un aiuto a un vero conduttore, insomma, io sono una conduttrice improvvisata e chiedo invece a un tecnico come Renzo Arbore di presentare un suo idolo. Io ti ringrazio, moltissimo perché è un grandissimo onore per me, perché io sono un grande ammiratore, tu hai detto un grande popolare, non è soltanto popolare, è uno dei più grandi, delle quattro più grandi, in questo momento è popolarissimo negli Stati Uniti, è il numero uno gradito al pubblico adulto e al pubblico dei giovanissimi, inspiegabilmente, perché è un cantante della tradizione storica americana, proprio tra i grandi, di origine calabrese. Grazie. Antonio Benedetto, Antonio Benedetto ha fatto una bellissima carriera ed è una delle quattro grandi voci americane: Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole e questa persona, però io non voglio ancora dire il suo nome e cognome. Ha fatto dei dischi bellissimi, storici, con la grande orchestra di Count Basie, con i grandi maestri del jazz, per tutti noi appassionati di... Anzi, voglio anticipare che farà una tournée, eh? 15 viene in maggio al Teatro Sistina, il 18 maggio a Campione d'Italia, al Casinò di Campione. E poi verrà anche a Umbria Jazz, io parlo un po' di una cosa che mi interessa, ospite, guest star, ospite di Phil Collins, con David Sanborn a Umbria Jazz in giugno. Quindi io sono felicissimo di introdurre qui uno dei più grandi nomi della musica leggera di tutto il mondo, Mr. Tony Bennett. Hello Tony, how are you? Oh, thank you very much. Thank you, grazie. Happy Easter. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, there's a land I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, if happy little bluebirds fly beyond the rainbow.
Beh, io ci ho preso gusto a presentare Tony Bennett, ci ho preso proprio gusto. Devo dire che questa... Thank you. I explain something about this song and your last CD. Io spiego delle cose intorno a questo ultimo album. Sì, lo puoi tradurre, album. Questo è l'ultimo album che lui ha dedicato interamente a delle grandi canzoni cantate dalle da donne, grandi artiste. Sì, questa era una canzone di Judy Garland. Di Judy Garland. Poi ce ne sono altre, People, dedicate a Barbara Streisand. Di Billie Holiday c'è una bellissima God Bless the Child. Poi di Sarah Vaughan. Puoi tradurre, Renzo, come mai ha deciso proprio di incidere un album dedicato alle donne? Mi sembra molto... Well, because... Perché la maggior parte delle donne in tutto il mondo, in America, anche in Africa, in tutto il mondo, come dicevo, devono essere la mia priorità, devono essere quello alla quale io penso sempre di più, è la cosa alla quale io mi sono sempre dedicato. Allora, io devo dire una Vuoi cosa. Vuoi tradurre? No, devo dire una cosa. Devo dire che Tony Bennett l'anno scorso, nel 1995, ha vinto il Grammy, che significa l'Oscar del disco, con un album che è il miglior album dell'anno, in tutti i sensi, in generale, il più bell'album dell'anno. E quindi sta vivendo una sua seconda giovinezza, è diventato veramente il beniamino dei giovani che hanno scoperto questa voce così affascinante. E quanti ne ha vinti in tutta la sua carriera? Di Grammy? Ti metto alla prova, Grammy? How many Grammy? No, tu me lo devi dire, che sei un tecnico. Scusa, Arbore, vieni qua, mi dai lezioni. Sei ne ha vinti. Quattro ne ha vinti. Ah, six o two, sei. Sei tutti insieme. Sei. Sì. Sei tutti insieme. Sei tutti insieme. Okay. E what's about your second youth? Che cosa intorno alla seconda tua giovinezza? Che cosa ci sei? Mi piace più della prima, devo dire. E qual è la diversità, la differenza dalla what's prima? The difference? Well, I've lived a lot longer. Beh, ho vissuto molto di più, quindi la vita adesso me la diverto, me la godo molto di più. And the enthusiasm from the young people, e l'entusiasmo che mi arriva dai giovani mi fa sentire in un modo fantastico, mi sento come se vivessi sempre di più adesso, è splendido. Che cosa ne pensi? Lei di origine italiana, viene spesso nel nostro paese? Beh, mi piacerebbe venire il più possibile, veramente adoro questo paese. Adoro l'Italia, mi piace tutto ciò che è italiano, mi piacciono tutti gli italiani e tutto ciò che è in Italia, è straordinario. L'anno scorso Madonna, in un'intervista proprio qui in Italia con il nostro Pippo Baudo, ha detto con quale cantante lei vorrebbe incidere un disco, e Madonna, che è considerata una donna trasgressiva, una rock star, ha detto Tony Bennett. Lei non si è sorpreso? È arrivata in America questa dichiarazione? Beh, sono molto sorpreso, non lo sapevo, è bellissimo. Non si deve essere sorpreso. Ma certamente Madonna deve venire e deve inginocchiarsi di fronte. Una volta tanto c'è una Madonna che si inginocchia di fronte a un padre eterno come Tony Bennett. Tony Bennett è un monumento nella storia della musica. My husband, sorry. Yes. Va bene. Allora voglio ancora ricordare che Tony Bennett appunto sarà il 15 maggio al Teatro Sestina di Roma, il 18 maggio a Campione, e a giugno andrà a Umbria Jazz, ovviamente, e adesso un pezzettino a due, Renzo, su, dai. È una cosa che My husband è un grande ammiratore. Ok, now we try to sing this tune. Terrible moment for me. Terrible momento, però insomma ci piace a tutti noi. Allora, Mr. Tony Bennett and Renzo Arbore. Had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, could make me feel blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be boss, guy,
will be bars, they won't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you, the Ralph Sharon Trio. Ole! Out of sight, might never be me, might never be cross, or try to be boss, but they wouldn't do together. Yeah. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. It had to be you. It had to be you. Tony Bennett. A great presence for us. È un grande regalo di Pasqua che mi ha fatto. Il grande uovo di Pasqua che il io potessi mai immaginare. Il grande regalo di Pasqua ha fatto non solo Renzo Arbore, ma tutti i nostri telespettatori. Thank you very much. No, no. Ma Mr. Toribetto, come back, scusa, ritorna a cantare. Ritorna a Sorrento. No, ritorna finisce a cantare. Finisce qui la prima parte di Domenica In, ci vediamo tra pochissimo. Grazie ancora.